mano, perché oggi saremo qui a tutti insieme ad affrontare una nuova challenge. Per chi mi segue su Instagram già sa quello che ho fatto, il pre-challenge, quindi se non mi seguite su Instagram non mi dispiace, forse è arrivato il momento di seguirmi. Ho acquistato questa mega box che voi non starete vedendo tutto, ma io vi ho fatto un close up proprio appositamente. Comunque ordinato da American Uncle e devo dire che mi ci sono trovata davvero bene. In 2 giorni lavorativi i prodotti mi sono arrivati e quindi ecco qui, posiamo sta cosa perché altrimenti mi viene qualcosa. Io, questa è una challenge di 5500 calorie, ho voluto fare questa challenge molto più succulenta e portarvi tutti i snack americani, perché comunque siamo arrivati al raggiungimento dei 1000 iscritti e siamo anche quasi a 1200. Per me è una soddisfazione immensa, quindi vi ringrazio davvero tanto. E io direi di iniziare questa challenge perché si può vedere dal mio aspetto un po' più trascurato, perché io sono davvero da 2 giorni. Non vi dico di digiuno, ma quasi. Veramente, veramente, ho fatto 3 ore di palestra oggi e 1 ora di cardio, quindi tutte queste cose me le merito. Vi volevo dire un'altra cosa, stavo anche con la scatola in mano perché in questa box ci stavano 5 bibite, però io ne ho scelte solo 2 e quindi le altre 3 che non vi faccio vedere ma stanno qui nel pacco, le altre 3 che metto, voglio mettere tutte, ok, non ve le faccio vedere per il semplice motivo, ok? Per il semplice motivo perché, essendo che io vi ho promesso che faremo un mukbang al mese o una challenge al mese o 2 challenge al mese o 3, 4, 5, vabbè, non mi spoilerò niente più, e quindi nel prossimo mukbang le proveremo insieme, le assaggeremo, perché era un po' inutile aprirle tutte e 5, quindi godiamoci gli snack. Quindi basta, io inizierei subito, inizierei. Scelta un po' difficile. Oddio. Vai, iniziamo con questi. Allora, questi qui non so cosa sono. Oddio, ma farò una fila di merda. Comunque questo qua è il caramel e mela. Sono tipo questi snack qui, io non so cosa sono, ma apriamo subito. Ah, sono tipo caramelle. Tipo caramelle. Sembra tipo di mangiare uno strudel di mele. Questo video è anche un po' ASMR. Sembra un po' anche l'impasto della ciambella. Allora, questo qui è uguale. Veramente sono 3 uguali, infatti io qui vi lascio le calorie. Allora, questo, quello lì che ho mangiato prima era qua all'interno la fragola, invece questo con cioccolato bianco. No, questo è molto più buono di quello. No. Adoro. Sembra di mangiare una ciambella. Assurdo.
Questo qui comunque si chiama Coutales. Questo qui è cioccolato e all'interno ha crema. Dobbiamo vedere subito. Assurdo. Io tra tutti e tre però scelgo quello lì bianco con nell'interno a crema. Allora, io continuerei con questi qui. Prima di prendere la box, io volevo prendere questi qui. Ho fatto, ah, non me li compro. Alla fine ho detto, vabbè, può essere che esce nella box. Infatti, appena l'ho visto, sono saltata veramente in aria. E sono dei cookie agli M&M's. Ma oh, questo c'è, sì, gli M&M's. Vediamo. No, vabbè. Mi viene in mente un po' il video di Halloween. Comunque, sono le 3:30. Non si vede? Vabbè, comunque sono le 3:30 e noi... Sinceramente mi voglio dare un tempo perché voglio godermi un po' tutto, tanto voi vedrete poi velocizzato, però mangeremo tutto, quindi tranquilli. Penso un'oretta e mezza, ma adoro. Sembrano un po' i nostri cookies. Di aprire, ecco la mia voce che si chiama, questa bevanda Canada Dry in ginger. Dopo facciamo il coso della come si chiama sta cosa? Vabbè. Sembra, come si chiama quella cosa? La nostra Sprite è uguale. Io andrei con queste patatine Doritos. Gusto originale. Sanno di tortillas, un po' di cipolle.
Se sono piccanti! Mamma mia! Mamma mia! Sono piccantissimi! Oh mio Dio! Se vi piace, per forza ve lo consiglio! Mamma mia! La pesca, ultima. Sono la peste. Mamma mia. Andiamo a sciacquare un po' la bocca con queste qui che sono i Twizzlers. Questo è l'unico che, essendo che non è munito di codice a barra, è l'unico che non vi scriverò le calorie. Queste qui le vedo sempre nei film americani quando sono al cinema. Che schifo! Però ci volevo, ho fatto bene a prendere questo perché sembra che mi sto lavando i denti. Cioè sembra il dentifricio dei bimbi, quello là bianco con l'ippopotamo, come si chiama. E poi ho colorato anche a fragola. Guarda, ma proprio schifo. Però mi ha tolto un po' quel sapore orribile. Poi andiamo con questa qui, Hershey's, non so, a cioccolato bianco e Oreo. Vediamo. Questo qua l'ho sempre visto in qualsiasi video. Voi vedete un buco qua avanti? No, adoro.
Io non ne bevo. Io non ne bevo tanto di questa perché sento che è frizzante e gonfia, quindi... Passiamo con questo qui, Weddish Fish Mini. Vediamo. Tutti i pezzolini. È uguale. No, quella l'avevo mangiato prima. Sono uguali. Guardate questi papelli, non li sopporto più. No, fanno schifo questi cosi. Ma che devi mangiare? Boh. Sono meglio i nostri ciuciù. Ma 50.000 volte meglio. No. Ma questa cosa che frizza. Ma non mi fa bene. Ma che cazzo? No, fanno proprio cagare. Penso che dopo andrò al dentista. Orribilmente orribile. Ho sotterrato una cosa buona. Comunque gli zuccheri stanno facendo effetto. Io sto prendendo fuoco. Mamma mia, una bomba. Mamma mia. Fatemi mangiare quante pizze volete, ma questa roba di cioccolata proprio. Allora andiamo a provare questo qui che è un Twix White. Semplicemente un Twix White. Cioè quelle patatine alla morte mi hanno rovinato la bocca. Due cose non ve lo dico. Mi battevo che sto facendo una cosa a rischio al gusto. Sto pari. Vado. Devo dire che non vado proprio pazza per il cioccolato bianco, quindi preferisco la versione originale. Bomba. Quindi cosa ho mangiato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 del carro, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Mi sto morendo. Mi devo pulire meglio sta bocca perché
un miscuglio proprio di sapori. Ok, adesso sto scoppiando. Io direi questi qui, così, per cambiarci un po' il sapore. No, devo fare una cosa che non mi perderei mai se la farei, quindi faccio l'intento. Era rottina. Come sarà? Boh. Sinceramente sono dei semplici salatini. Solo. Paragonabili. Ai nostri salatini, quelli lì, pomodoro e mozzarella. Uguali. Comunque, io sono ancora più convinta che non ce la farò a finire tutto. No, convintissima, perché è una bomba. È una bomba veramente. Però, se mal che va, non riuscirò a finirlo, dove arrivo l'empizzo al palo, sincera, faremo un altro video dove assaggeremo le altre cose. Chissà in questo video, anzi mi hanno detto proprio perché tu non li fai? È normale, ok. Questo che mi hai detto. Piano piano sto prendendo sempre più colore. Io però bravo, non la sento più là. Mi stanno seccando proprio in gola.
Io penso che non facevo una challenge così io dall'estate, da settembre però, quella là della 4.000 calorie challenge. Per fare le foto è come dovevo fare altrimenti. Il mio bello addominale. Allora, io per sfizio mo, per prendere pure un po' di tempo, io ho trovato sta cosa, butter love, magre, popcorn e patatine, io sinceramente non l'ho capito. Ma chi se la mangia una schifezza del genere? Che schifo, ma puzzava di vomito. Oh! Madonna, ma tutto a posto. Ma frate, ma tutto a posto. Cioè, ma che schifo. Cioè, mettono veramente delle cose del genere qui dentro. No, io sto male. Mangiamoci su. Che schifo. Cioè, no, vi giuro, raga, credetemi, puzza di vomito. Puzza di vomito. Adesso andremo, no, però mi devo sciacquare meglio la bocca, quindi andiamo a aprire la Fanta al mango, che quella mi si sta riempendo già lo stomaco con chifrizza. Buona, faccio. Buonissima. Ma no, aspetta. Duro. Andiamo con i Reese's. Ma dove il profumo? La prima volta in tutta la mia vita. Mia sorella, perché quando ho fatto l'ordine ho acquistato un pacchettino anche per lei, piccolino, e ha detto che sono buonissimi, se le mangiate tutte e tre insieme, quindi. Perché tengo una per bumbu su cosa? No, aspettate, forse...
perché le cose gettonate a me non piacciono? Perché non sanno di niente, cioè, sanno di burro d'arachidi, però mi aspettavo uno, mi aspettavo il cioccolato un pochino più spesso, invece no. Cioè, io li facevo anche io prima, il cioccolato sciolto con il burro d'arachidi, ma era molto più buono. Qua invece c'è troppo, troppo, troppo peanut butter. Cioè, mi aspettavo qualcosa in più. No, sono rimasta un po' delusa. Si cosa che frizzano. Sto scendendo con i cavo. Allora, perché devono stare in frigo? Però, boh. Sono rimasta un po' male. Comunque il peanut butter di Brody's nessuno supera, eh? Questo si sente di zucchero, di manco di sale. Il telefono sempre presente nei miei video, cioè, boh. No, no, non lo so. Non mi piacciono. Boh. Dimmi se voi l'avete provati, cosa ve ne pare. Che buono. Comunque questo è buono. Sto scoppiando. Sto scoppiando. Penso che non c'entra più niente. Sono rimasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 prodotti. 9 su, ne ho mangiati 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Su 13. Ah, oh, io sono stata brava a buillo, cioè se non lo pensavo. E queste cose sono, visto, queste cose mi fanno inserire. Sono troppo 40 minuti che sto qui a mangiare. Ma sono un po' delusa perché volevo sconfiggere questa challenge, ma vabbè. Amen. Io ci ho provato. Però so che è lo stesso, che non abbiamo finito tutto, tutto, tutto. Siete soddisfatte? E soddisfatti di me, vero, vero, solo per questo un pollice in su. Ma mi prenderò un giorno la mia rivincita. Vabbè, però spero che comunque vi ha tenuto un poco di compagnia. Comunque queste cose mi hanno deluso. Oh mio Dio, io sto scoppiando. Cioè, se vedete come sto sotto, non si capisce niente. Spero di non sporcare la sedia. Oh mio Dio. Si era interrotta la ripresa. Ok, sta continuando ancora. Mi è uscito avanti qua, batteria scarica 20%. Cosa? Infatti, spero che... Tanto non ho detto niente di che, ho detto che se mamma mi vede mi uccide. No raga, è su che ve la sta stata la challenge.
bene. Cioè, io sto morendo. Mi sta venendo anche il raffreddore. Bene. Bene. Allora, io concluderei con questi. Sono i Sour Peach Watermelon. Non voglio dire, guarda che la butto tutto là. Vado. Ma tu, ma ne fanno con la stessa schifezza? No, questi sono buoni. Giusto un po' di zucchero. Ragazzi, io mi fermo perché riesco a riconoscere il mio limite prima che vomito tutto. Però sono comunque soddisfatta perché ho buttato giù un bel po' di cose, quindi sono soddisfatta. Che? Sono soddisfatta, mi sta voltando lo stomaco. E nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, per sostenermi mettete un pollice in su, vi ringrazio davvero tanto per il raggiungimento degli iscritti e spero che a 2000 iscritti di fare ancora meglio, perché queste sono piccole sfide e quindi forse ne affronteremo un'altra, però divideremo il pasto in varie cose. Perché sono testarda, volevo fare tutto in un solo pasto, quindi apprezzatemi anche per questo. E nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!